Difficilissimo oggi, difficilissimo. hanno tagliato i fili della DSL per impedirti questa diretta. Eccoti, adesso ti ho ritrovato. Probabilmente Purtroppo, sì, non so perché, ma insomma siamo sfortunati oggi. Riprendo un attimo le fila di quello che stavamo dicendo. Ti stavo chiedendo appunto quali sono que le contraddizioni che sono maggiormente emerse a tuo parere dal punto di vista economico durante, e del sistema appunto produttivo italiano durante questa crisi conseguente alla pandemia. Ma dunque, noi ci siamo interrotti quando. Allora, ci siamo interrotti quando parlavamo di alcune difficoltà che ci sono, che emergono, ma sappiamo che sono sempre state lì nell'economia. Mi hai fatto il caso dei migranti regolari, che comunque contribuiscono all'economia. Io vorrei sganciare un attimo la questione dall'aspetto immigrazione perché potrebbe essere un diversivo. Mi sembra che in generale il problema che si è posto nel nostro paese è stato un problema di lavoro in nero diffuso che dà sostentamento a famiglie che siano immigrate o in porta e che è venuto fuori in maniera drammatica fin dall'inizio, quando si è cercato di capire come far arrivare i pubblici alle famiglie italiane, o le famiglie che stanno nel territorio italiano in generale. E cioè, dovevano essere soldi che dovevano aiutare le imprese, dovevano aiutare le famiglie, dovevano aiutare i lavoratori a salvare i posti di lavoro e poi. A un certo punto, quasi subito, ci siamo accorti per l'ennesima volta che ci sono un sacco di posti di lavoro che non sono regolari. E quindi si è posto il problema di come far arrivare il sostegno pubblico anche in una emergenza, anche a persone che hanno lavori regolari. Quindi l'aspetto immigrazione è una componente di un problema molto più ampio, che è quello dell'irregolarità di molte posizioni lavorative che in tempi normali genera una questione di reperimento di fondi per beni pubblici. In un momento di emergenza come questo va anche a diventare un problema di nuclei familiari e di individui che trovandosi in un'area grigia di irregolarità sono difficilmente raggiungibili. Rapidamente, puntate precedenti, siamo partiti dal chiederci se questa pandemia dal punto di vista economico può avere effetti asimmetrici e abbiamo detto che sì, molto probabilmente, anzi li sta già avendo su regioni diverse, su paesi diversi, su cittadini diversi, insomma, con diversi livelli di istruzione, di stabilità lavorativa, eccetera. E poi siamo passati a chiederci se ci sono delle aree che potranno essere più danneggiate, altre più avvantaggiate. Abbiamo detto sì, alcune saranno più danneggiate perché per due motivi. Sono collegate a filiere internazionali e quindi subiscono le interruzioni dei flussi di commercio internazionali. E anche, secondo aspetto, sono regioni che sono state colpite direttamente dall'epidemia. E nel caso del nostro paese abbiamo la coincidenza, chiamiamola, di queste due sfighe, cioè che la pandemia è stata particolarmente severa nelle aree trainanti del paese, quindi il nostro nord che fra l'altro partecipa molto alle catene del valore come fornitore di grandi multinazionali. E quindi c'è questo aspetto che è specifico del nostro paese, colpite proprio le aree nevralgiche. L'altro aspetto che stavamo affrontando, e quindi vengo al punto, è quello di un'altra criticità per il nostro paese, che è quella del lavoro irregolare. Diciamo, ce ne siamo accorti recentemente perché c'è tutto un movimento di pensiero che si sta
preoccupando dei lavoratori immigrati regolari nel nostro paese, se ne sta preoccupando per questioni umanitarie alcuni e altri per questioni invece proprio di sostegno dell'economia, perché certe funzioni sono fondamentali per il nostro, per il mantenimento del nostro, della nostra vita di tutti i giorni e abbiamo sentito parecchio parlare dell'irregolarità del lavoro dei braccianti nel settore agricolo. Però quello che dicevo è che il discorso è probabilmente va ampliato e va ampliato nel senso che il lavoratore immigrato irregolare è solo una categoria di lavoro irregolare che purtroppo è molto, nel nostro paese è molto diffuso e all'inizio, fin dall'inizio della crisi ci siamo interrogati su come raggiungere alcune categorie di imprese, alcune categorie di lavoratori, quindi alcune famiglie che vivono in una zona grigia di lavoro saltuario, irregolare, quindi se in situazioni normali questo genera un problema in termini di raccolta delle tasse, quindi di evasione fiscale, in un momento come questo genera un ulteriore problema che volendo aiutare tutti i cittadini, alcuni non si riescono ad aiutare perché su un esempio semplicissimo, magari quell'impresa ha un'attività che va sotto il radar e quindi anche volendo cercare di dare una mano non si sa come farlo. Certo, adesso si stanno studiando appunto degli strumenti innovativi in Unione Europea presso la Commissione, eccetera, per, come dire, sostenere la ripresa economica, se non sbaglio a partire da gennaio, non so se sto dicendo se è corretto, ma e quindi si parla di questo Recovery Fund. Volevo chiederti, come dire, se ci puoi spiegare in modo molto semplice in che cosa consiste e in che cosa, diciamo, come viene finanziato questa ipotesi, ecco, di nuovo strumento finanziario per affrontare la crisi. Sì, noi siamo stati inondati in queste settimane di sigle, di strumenti, di istituzioni e a un certo punto il dibattito che vedevamo pubblico sembrava essersi focalizzato su una questione semantica, se un determinato strumento si dovesse chiamare MES o se, avendo cambiato certe caratteristiche, non si dovesse più chiamare MES, si dovesse chiamare Recovery Fund o Recovery Fund dovesse essere qualcosa di diverso. Andando alla sostanza delle cose, siamo in un momento in cui pensiamo alla vita di una famiglia normale in tempi normali. Ci sono dei momenti in cui anche la famiglia entra in crisi dal punto di vista economico. E quello che fa una famiglia, il padre di famiglia che pensa, o la madre di famiglia che pensa al futuro della propria famiglia, è quello nei momenti di prosperità mettere da parte qualcosa, nei momenti di difficoltà utilizzare quel qualcosa per appunto mantenere uno stile di vita accettabile. Questo è quello che sta succedendo adesso a livello anche di paesi, cioè tutti i paesi sono colpiti dalla crisi, abbiamo detto in modo più o meno marcato, e i paesi che hanno risparmiato in passato le cosiddette cicale, in questo momento si trovano adesso in una situazione di non dover chiedere niente a nessuno e quindi non dover compromettere la propria sovranità, secondo alcuni. Ci sono altri paesi che invece, per ragioni pregresse di decenni e di amministrazioni politiche che si sono succedute, arrivano a questa crisi senza avere quello che insomma, i nostri nonni chiamavano il fieno in cascina, cioè qualcosa per superare l'inverno. E quindi devono andare a cercare queste risorse altrove, chiedendole agli altri. Ecco, questo vuol dire indebitarsi. E tutto il dibattito è stato cioè avrebbe dovuto essere sul qual è il modo migliore per indebitarsi, mentre per molto tempo si è pensato che qualunque forma di, si è detto per qualunque forma di indebitamento fosse una cosa sbagliata. In realtà, qualunque cosa avessimo fatto, dai Corona Bond richieste di aiuti a paesi che magari non sono al di fuori dell'Unione Europea, in ogni caso sarebbe stata una qualche forma di prestito. Quello che nelle ultime settimane è avvenuto a livello europeo è stato di chiarire le condizioni di questo prestito.
E cioè la posizione italiana è stata quella di chiarire che questa crisi è diversa dalla crisi finanziaria e richiede quindi strumenti diversi con soprattutto quella chiamata condizionalità, cioè condizioni di prestito diverse. E tutto il grosso, chiamiamolo scontro, ma diciamo un confronto che c'è stato a livello europeo è stato su queste condizioni. Ancora non ne siamo usciti. Quello che sappiamo per ora è che le condizioni non saranno quelle che erano state utilizzate per la crisi, in particolare nei confronti della Grecia, ma al tempo stesso quello che viene richiesto è un minimo di condizionalità, cioè cosa ci volete fare voi italiani adesso, perché questo è il nostro caso, con i soldi che l'Europa vi presterà. E su questo diciamo, è un atteggiamento che a noi può sembrare in questo momento inopportuno, vista la gravità della situazione, ma dal punto di vista di un altro europeo, di un altro paese europeo che in modo diretto o indiretto, in un certo senso, ci presterà dei soldi, è una cosa che possiamo anche comprendere, che fa parte della dinamica, non solo politica, ma economica standard. Quindi ancora aspettiamo queste settimane per capire alla fine quali saranno le condizioni. La cosa importante, secondo me, è non fissarci su una soluzione per tutto, cioè dovremmo arrivare alla fine di questa contrattazione con tanti strumenti alternativi sul tavolo, tante possibilità, se vogliamo, di prestito sul tavolo, in modo da poter scegliere. Se poi questo ci permetterà di dire no, quella proprio non ci piace e quindi non la useremo. Questo è qualcosa che secondo me non è stato compreso all'inizio, cioè ci si è fissati nel cercare la soluzione, il vaccino per la crisi finanziaria e economica. In realtà è meglio avere tanti strumenti e poi poter scegliere, piuttosto che cercare di avere lo strumento ideale, non ottenerlo e poi trovarci col cerino in mano che l'unica cosa che abbiamo non ci piace per niente. E la Merkel ha detto, se non sbaglio, qualche giorno fa che, come dire, la Germania senza gli altri stati europei non funziona, nel senso che diciamo, l'economia è talmente integrata, insomma, con l'Europa che, se gli altri stati europei non stanno bene, non sta bene anche la Germania. È così effettivamente? E questa è la prima domanda. La seconda domanda che ti volevo fare è se tu vedi, diciamo, in qualche modo un riequilibrio dei poteri economici all'orizzonte internazionali e se l'Europa e a quali condizioni, insomma, può effettivamente avere un ruolo in questo, può, diciamo, ritagliarsi un ruolo in questo nuovo scenario. Allora, l'interconnessione c'è, diciamo, da tantissimo tempo. Ci sono state due fasi in cui il mondo e soprattutto l'Europa si è interconnessa. Una prima fase di liberalizzazione di scambi, quindi possiamo dire, se vogliamo dare una data indicativa fino agli anni 90 del secolo scorso, in cui diciamo, questa interconnessione si è materializzata come possibilità di vendere altrove senza barriere i propri prodotti, in una situazione in cui comunque la filiera produttiva rimaneva ampiamente locale e il flusso di scambi era un flusso di scambi soprattutto di prodotti finiti, di beni finali. Però dagli anni 90 in poi si è aggiunta una seconda forma, una seconda ondata di interconnessione, che riguarda invece le filiere internazionali di produzione, cioè quelle che vengono chiamate le catene globali del valore. E quello che è successo è che non solo si sono cominciati a scambiare beni finali, ma anche beni intermedi. Quindi sappiamo tutti, perché ci hanno raccontato mille volte, la storia dell'iPhone che viene progettato negli Stati Uniti, i componenti vengono prodotte a Taiwan piuttosto che in Corea del Sud o in Germania, e poi viene assemblato in Cina, viene spedito indietro negli Stati Uniti e negli Stati Uniti è distribuito in giro per il mondo. Ecco, questo è il tipico esempio della seconda forma di interconnessione. E in questo momento questa interconnessione è quella che lega
i paesi europei in modo particolare. E soprattutto, se pensiamo all'Italia, ci lega molto alla Germania, perché la Germania diciamo, si concentra, se vogliamo, nelle fasi iniziali e finali della filiera produttiva, per esempio nel settore automobilistico, cioè la progettazione e poi l'assemblaggio, la distribuzione. Le nostre imprese, rispetto alla filiera tedesca, partecipano come imprese fornitrici di componenti. E quindi quando Angela Merkel dice che anche l'economia tedesca subirebbe un contraccolpo importante se l'Italia dovesse continuare ad avere i problemi, sta semplicemente riconoscendo che nelle automobili tedesche c'è molta Italia. Ci sono molte componenti che sono prodotte in Italia e che se dovessero essere non prodotte all'Italia, questo sarebbe un problema. Quindi in questo momento abbiamo una situazione in cui da un lato la presenza di queste interconnessioni internazionali all'inizio, quando la pandemia, e quindi non era ancora una pandemia, l'epidemia era concentrata in Cina, sono state una fonte di contagio economico, cioè il fatto che la produzione in Cina si sia fermata ha creato problemi anche per noi e anche per gli altri paesi. Successivamente, quando invece il virus ha raggiunto i nostri paesi, siamo diventati noi a ricontagiare, gli altri. C'è un'amplificazione, in un certo senso, dello shock economico dovuto a questa interconnessione. Però è la stessa interconnessione che ci permette, nel momento in cui i paesi non sono colpiti tutti simultaneamente, qualcuno ripartirà prima degli altri, ci permetterà di uscirne anche più velocemente. E rispetto a questa crisi che stiamo affrontando in questo momento, diciamo dal punto di vista qualitativo e quantitativo, la crisi del 2008 è molto diversa e quindi immagino che siano anche molto diverse le risposte che si devono dare alle persone, alle imprese, insomma, a tutto il sistema produttivo che deve ripartire. Puoi spiegarmi e spiegarci, insomma, meglio qual è questa differenza sostanziale, tra le due crisi? Dunque, diciamo, c'è una differenza, diciamo, se vogliamo, sostanziale, poi c'è una differenza di percezione della crisi. Cioè, la differenza sostanziale è che la crisi finanziaria ha colpito, diciamo, principali imprese e settori che avevano dei problemi appunto legati al settore finanziario. Quindi, se vogliamo usare un termine, diciamo, che non è sicuramente esatto, ma tanto per avere un'immagine, ha inizialmente colpito le imprese meno virtuose, poi con effetti a catena ne ha colpite anche altre. In questa crisi invece non c'entra niente l'essere stati virtuosi, cioè se uno è stato virtuoso in passato, come dicevo prima, ha maggiori risorse per reagire in questo momento, ma il virus non è che andato. Mentre la crisi finanziaria ha punito certi eccessi speculativi del mercato finanziario, punizione di niente dal punto di vista economico, è purtroppo qualcosa che è successo e che sta andando adesso a colpire in modo, se vogliamo, indiscriminato un po' tutte le imprese in tutti i paesi coinvolti. Il fatto che si sia concentrato tanto, per esempio, nel Nord Italia, non è perché il Nord Italia si sia come se fosse stato così durante la crisi finanziaria, perché il Nord Italia aveva avuto degli eccessi speculativi di operazioni finanziarie particolari, ma semplicemente perché lì in realtà c'è centro nevralgico di attività economiche. Quindi questa è una differenza che è importante, perché mentre allora si è capito che bastava, non che fosse facile, bastava risolvere le questioni finanziarie e tutto sarebbe tornato a posto, in questo momento invece la soluzione del problema è al di fuori del mondo economico. Cioè, fino a che non si troverà un modo per convivere pacificamente, speriamo, con questo virus, le risposte economiche saranno solo risposte di contenimento e di
di adattamento alla situazione, mentre allora potevano essere la soluzione, sono stati in alcuni casi la soluzione. L'altra questione è quella che dicevo di percezione, cioè allora, se pensiamo poi alla crisi della finanza pubblica che è seguita alla crisi finanziaria in Europa, era facile classificare, come ho fatto anche io in modo sommario prima, paesi virtuosi e paesi meno virtuosi. E quindi l'atteggiamento che c'è stato, soprattutto nei media dei paesi del nord rispetto alla Grecia, è stato un atteggiamento ve lo siete meritato e quindi dobbiamo adesso insegnarvi come bisogna fare le cose per bene. E questo credo che sia stato quello che l'Italia ha cercato di evitare che succedesse questa crisi. Cioè che quello strumento con le stesse condizioni che c'erano per la Grecia venisse applicato tale quale, perché mentre allora era appunto avete fatto le cose male, adesso dovete farle bene e vi insegniamo come si fanno, in questo caso il discorso è molto diverso, che cioè è colpa nostra se siamo stati colpiti per prima dal virus. E questo è un po' la grossa differenza di percezione che grazie al cielo sembra essere anche passata in Germania e poi nei paesi che chiamiamoli vassalli e Finlandia e simili. Ma secondo te dal punto di vista anche psicologico si può dire, non perché bisogna ragionare in termini di psicologia, ma forse un po' anche, la questione degli Eurobond che è stata respinta diciamo, da alcuni paesi europei ed è stata anche, come dire, quasi chiamata come se fosse diciamo, la soluzione a tutto, ecco, in Italia. Perché si è posta in questi termini? Nel senso, nel momento in cui ti faccio delle domande anche molto semplici, perché per la mia comprensione della questione è molto semplice, nel momento in cui al MES non vengono poste condizionalità tali da come dire, diventare un problema poi nel momento in cui bisogna ripagare il debito, per quale motivo, come dire, viene escluso dalle opzioni che vengono date dal governo o comunque e anche dall'opposizione, insomma, qual è la differenza tra. Allora, dunque, la differenza, torniamo al discorso di prima, il nostro è un problema di indebitarci e per indebitarci o si chiede agli italiani di comprare i nostri titoli di Stato o comunque di fare un prestato o di pagare tasse che possano permettere allo Stato di fare le spese che sono necessarie oppure si va all'estero. Mi sembra che la situazione sia tale per cui all'interno sia molto difficile chiedere agli italiani adesso un prestito o addirittura delle tasse, per cui si va all'estero. A questo punto stiamo parlando di un indebitamento verso creditori esteri e le opzioni che sono state discusse sono modi diversi di indebitarsi. Il MES o comunque qualunque fondo è uno, diciamo, si mettono insieme i loro soldi che decidono di dedicare a questo tipo di intervento e poi i paesi che ne hanno bisogno chiedono a prestito, ma ricevono soldi da questo fondo. E mentre la questione dell'Eurobond è una cosa diversa, si tratta di chiedere soldi, diciamo al mercato, ma probabilmente sarebbe stato di nuovo alla Banca Centrale Europea alla fine, chiedere soldi in cambio di un rendimento. Questo è quello che fanno, emettendo titoli di Stato sempre, le nazioni quando ne hanno bisogno e pagano che dipendono dalle proprie caratteristiche. I paesi con un passato virtuoso pagano interessi bassi, i paesi con un passato meno virtuoso pagano interessi alti. Ora, l'opposizione dal nord Europa veniva dal fatto che se fossero fatti di Stato comuni, il tasso di interesse sarebbe stato una media tra il rendimento dei paesi meno virtuosi e i virtuosi dicevano: ma scusate, perché noi dobbiamo mettere in piedi uno strumento che a noi costerà di più, a noi non serve a niente
E in più potrebbe appunto crearci delle questioni, di costi aggiuntivi di finanziamento se volessimo utilizzare, perché se io sono la Finlandia e metto i miei titoli di Stato, hanno un tasso inferiore a quello, perché sono io, Finlandia virtuosa, e questo era il discorso. Quindi è stato un dibattito nell'aspetto tecnico era un dibattito su come prendere a prestito i soldi o come dare a prestito soldi e con strumenti diversi. Dal punto di vista politico è diventata una cosa che in realtà è diventata una cosa più ideologica che di sostanza in molti casi. Anche se il politico ha bisogno di per poi farsi una sua. Per decidere una sua linea politica che vada bene ai suoi cittadini. Grazie per questa spiegazione, molto chiaro, come mi dicono nei commenti. Allora, volevo anche chiederti un'altra cosa, Gianmarco, di cui abbiamo parlato appunto qualche giorno fa, rispetto diciamo, al valore di alcune cose, di alcuni beni comuni, come per esempio la salute. La salute delle persone o la salute, si può dire, anche ambientale. Diciamo, mi hai spiegato a grandi linee per quale motivo, dal tuo punto di vista, il mercato non è, diciamo, non è adatto a gestire questi beni. Puoi raccontare anche a chi ci segue qual è questo, per quale motivo è così, cioè per quale motivo un bene come la salute pubblica oppure un bene come appunto la salute ambientale non è adatto a essere gestito da aziende private sostanzialmente, o a dipendere Sì, in è qualche più modo da diciamo aziende private. che richiede, allora non necessariamente non può dipendere da imprese private, ma richiede una regolamentazione più attenta di come le aziende private funzionano. Facciamo un caso molto semplice, molto concreto, insomma, le famose mascherine. Così le preconostate continuano a essere per certi versi che queste mascherine, poniamo che servano, come dal punto di vista della sanità, ci servono perché sennò non possiamo uscire di casa in alcune regioni, quindi sono necessarie. Queste mascherine sono necessarie e non ce ne sono molte, non c'è il numero sufficiente, almeno non c'è stato per parecchio. E i prezzi, quando si trovano, sono dei prezzi che non hanno senso dal punto di vista del costo di queste cose, insomma, quanto costavano prima. Ci sono due reazioni possibili. Una è quella che dice: no, ma questo come funziona il mercato? È proprio questo, cioè dà dei segnali di prezzo, la scarsità fa aumentare il prezzo, l'aumento di prezzo fa aumentare l'offerta e l'imprenditore vede che un prezzo aumenta, produrrà più mascherine. Questo è se vogliamo, l'approccio del mercato che dice: beh, non dobbiamo fare il prezzo, sale, aumenterà l'offerta e tutto torna come dovrebbe tornare. Dall'altro lato invece c'è che dice: ma insomma, forse quel prezzo o i movimenti del prezzo non sono quelli giusti, nel senso che forse le mascherine costavano troppo poco prima della crisi. Costavano troppo poco per mascherina serve solo quando c'è un contagio. Ricordiamoci che la funzione che ci è stato detto più robusta delle mascherine è quello di non trasmettere il contagio. Quindi sono mascherine che se sono strumenti che servono per non danneggiare gli altri. Ora, questo aspetto che chi produce mascherine, evidentemente, ecco, chi domanda mascherine, insomma, non viene tenuto conto, perché sono state delocalizzate, quando ci sono servite non ce n'erano a sufficienza. Quindi qua l'idea è che
in situazioni di questo tipo, il valore sociale, in questo caso le mascherine, è maggiore del beneficio. E questo spiegherebbe perché il prezzo fosse troppo basso per convincere imprese italiane a produrle prima della crisi e perché adesso invece va alle stelle quando le mascherine sono necessarie. Il caso delle mascherine, ma ci sono tanti casi legati alla salute pubblica in cui il mercato non sembra avere la possibilità di regolare in modo efficace. Per esempio, il caso del fumo passivo. Quando si è capito che il fumo passivo faceva male, a quel punto si è cominciato a regolamentare. Ma si è cominciato a regolamentare perché i produttori di sigarette non avevano nessun incentivo, secondo la loro logica massimazione dei profitti, a farsi carico dei danni di salute che stavano facendo. E l'inquinamento è un altro esempio di situazione in cui i prezzi di mercato non rispecchiano il valore sociale, beneficio sociale di avere un'aria pulita. Adesso Gianmarco, ho ripreso a sentirti un po' a scatti, quindi andiamo, scusami, ma andiamo verso la chiusura. Ti faccio un'ultimissima domanda. C'è un libro che questo, come dire, fa parte del format di questi incontri online. C'è un libro che hai voglia di consigliare a chi ci sta seguendo? Può essere un romanzo, può essere un saggio, può essere un libro di poesia, può essere un libro illustrato, quello che ti può essere un libro che stai leggendo in questo momento, insomma, quello che ti va di consigliare di leggere, insomma, l'importante è che ti piace, insomma. Sì, dunque, diciamo, questo è un periodo in cui penso molti di noi che cercano di rimettere in ordine la casa, visto che siamo chiusi in casa, e quindi ci ricapitano tra le mani i libri che abbiamo letto magari tanto tempo fa e che diamo per scontati e quindi classici. A me è ricapitato tra le mani una raccolta di racconti di Kafka. Prezzata ancora in lire, quindi prima della moneta unica, quindi non inquinata dalla moneta unica, secondo alcuni, e ho riletto con uno spirito diverso ovviamente il famoso, forse il più famoso racconto di Kafka che è Metamorfosi. Metamorfosi, penso che molti lo conosceranno, però è la storia di una persona in un contesto sociale, con la sua famiglia, con il suo lavoro, i suoi rapporti più o meno conflittuali, ma comunque con il suo datore di lavoro, che si risveglia sotto forma di diciamo, di uno scarafaggio. E da quel punto, comincia una tragedia di esclusione, di alienazione. E insomma, è qualcosa che letta in un momento è di isolamento, quindi lui viene chiuso nella sua camera dalla sua famiglia, che all'inizio lo tratta con compassione, dopodiché a un certo punto lo vede solo come un peso. Ecco, in questo di malattia, di isolamento, di esclusione di persone appunto irregolari per varie dimensioni che tengono tenute al margine della società e di cui la società farebbe volentieri a meno in questo momento, mi è sembrato che rileggere Metamorfosi di Kafka fosse così un caso fortuito, ma molto fortunato. Allora, chiudo io con una cosa che ho scoperto, diciamo, anzi, in realtà non un libro, ma un audiolibro che ho scoperto ultimamente e mi riaggancio alla questione dei racconti. Sono i racconti di Jack London, che ho trovato molto, molto belli, non li avevo mai letti, che ascolto, insomma, camminando intorno al mio isolato, che ascolto con grande piacere. E anche qui, come dire, il tema della c'è un tema legato al tempo presente, cioè quello del rapporto con la natura, che è presente in tutti i racconti di Jack London, e che è raccontato in modo appassionato, straziante delle volte, ma sicuramente molto, molto interessante da leggere oggi.
Gianmarco, grazie mille di questa diretta. Mi dispiace che ci siano stati questi problemi insomma, di connessione, non siamo riusciti a chiacchierare tranquillamente, ci sono stati un po' di problemi, ecco, ma sei stato chiarissimo in tutte le tue spiegazioni, in tutte le tue, quando insomma siamo riusciti a parlare tranquillamente. Grazie a te per questo invito e grazie a chi ha avuto la pazienza di superare tutti queste interruzioni e blocchi della trasmissione dati. Comunque, diciamo, la registrazione rimane, quindi si potrà vedere magari un po' più tranquillamente da oggi pomeriggio in poi. Va Benissimo, bene, grazie. grazie. Grazie Gianmarco, a presto. A presto, ciao. Grazie a tutti.